pubblico vedrà la trasmissione fighissima che è abituata a vedere. Solamente ci siamo adeguatamente vestiti a festa. Lo studio è addobbato con tante luci, ci saranno delle cantanti bravissime, un pianista. Ci sono degli amici VIP che sono venuti a divertirsi con noi, portando dei loro oggetti a cui tengono tanto, e li hanno venduti chi per beneficenza e chi per il semplice gusto di divertirsi insieme. E quindi speriamo che sicuramente anche il pubblico si divertirà a casa. Noi ci siamo divertiti tanto. Guarda, il capo progetto, Cristiano Rinaldi, è insieme al suo team di autori, e sono proprio bravissimi a mettere ogni tanto una pillola di una lacrimuccia, ecco, perché sono bravi a selezionare le storie divertenti, però ogni tanto mettono un tocco di sentimento che non guasta, perché ai venditori sono state fatte anche delle sorprese durante le aste. In studio sono funzionate tantissimo, a noi sono arrivate al cuore e sono spuntate le lacrimucce anche in studio, quindi sicuramente anche a casa faranno breccia. Ci sono stati degli amici che magari hanno raccontato un qualcosa che ha toccato noi, toccherà sicuramente anche il pubblico, tantissimi, mi riduco sempre all'ultimo, però e certe volte negli ultimi 3 giorni diventa uno stress. Io che amo il Natale, amo le luci, amo addobbare casa, l'albero, però alla fine poi diventa proprio una corsa. Quindi sì, devo correre ancora. Ma non fidarsi mai dei venditori, questo ho imparato poi. Sui prezzi o anche proprio sull'oggetto? No, proprio su quello che ti racconta. Quindi analizzare bene l'oggetto e magari, se proprio non ci riesci, telefonare ad Alessandro Rosa, fornito gli spedisco fotografie e tutto, e mi faccio dire se ne vale la pena comprarlo o se magari lo sto pagando giusto. È una bellissima febbre che c'è il trash. Beh, un augurio di serenità, ecco, una cosa che ormai manca da troppo tempo. Sembra banale dire sempre le stesse cose, però insomma, fondamentalmente quando c'è la serenità c'è tutto. Buon Natale, auguri.